Oh cazzo! Mela, tutto bene? Diciamo, non è proprio il massimo essere lanciati dall'aereo. Oh, e sei tu quello che ha detto apriamo il portellone, tanto non succede niente. Ma se tu l'hai aperto senza dirmi niente, ci hanno cacciato. In realtà non è che ci hanno cacciato, noi siamo volati fuori, adesso l'aereo sta precipitando. A sto punto sono più contento di essere volato fuori. Perfetto, dove ci troviamo? In Egitto? No, non è l'Egitto, perché in Egitto stanno quattro piramidi, qua ce ne stanno due. In Egitto non ci stanno, ce ne stanno di più. Ma tu stai zitto, siamo in mezzo al deserto. Ah, e adesso che facciamo che non abbiamo un cazzo? Preghiamo l'Ave Maria. Non le so le preghiere. Mica, ma allora tu non sei solo ignorante a scuola, ignorante pure al catechismo. Vabbè, mettiamoci in cammino, va. Dobbiamo camminare non lo so per quanto tempo. Mela, almeno l'acqua ce l'abbiamo. Dov'è l'acqua? Ci abbiamo la saliva in bocca, ingoiamo quella. Minchia, best idratazione ever. Vai, camminiamo per qualche oretta, se non troviamo un cazzo. Cosa facciamo? Niente, ci mangiamo la sabbia. Basta, non ce la faccio più, mi batte il sole in testa. Basta, mi butto a terra e piango. Peppe, non me lo dire a me, non abbiamo acqua, non abbiamo niente. E mo cosa facciamo? Non lo so, non lo so, mannaggia a te, mannaggia. Se tu ti stavi fermo, era tutto meglio. Sì, ma il telefono era in modalità aereo. E bravo, il telefono! Dov'è il telefono? Te l'ho detto, in modalità aereo. Sì, non me ne frega che sta in modalità aereo, dammelo e chiamiamo i soccorsi. Appunto, sta in modalità aereo, sta volando via il telefono. Ma allora devi andare a cagare. Basta, Mela, stare qua a piangere, che si evaporate pure le lacrime. Peppe, dobbiamo trovare un riparo, io mi sto ustionando. Ma che ti stai ustionando? Io sto per diventare bruciato. Mela, che fine hai fatto, signore? Dov'è Mela? Sono io, Peppe! Perché sei diventato rosso? Te l'ho detto, fa così caldo che mi sto ustionando, sono diventato rosso! E che cazzo facciamo? No, forse quella cosa produce acqua. Peppe, a me sembra che quella cosa produce morte. Produce acqua. Cioè, tu ti fai un taglio e ti bevi sangue. Ma tu fai schifo. Non ti preoccupare, adesso ti faccio vedere che funziona, vieni. Quindi proviamo. Peppe, non mi sembra sicuro, fidati di me. Mela, provati, è bello. Io col cazzo che ci provo. Ah, allora non ti sentirei mai così meglio come sto io. Ma io non voglio sentirmi meglio come stai tu, mannaggia la miseria, ok? E forse se ci metto solo un dito, forse. Beh, non è così male metterci un dito. Oh, cazzo! No! Oh, però c'hai ragione, mi sento meglio. Infatti, se siamo morti non sentiamo un cazzo. Non ce la faccio più, non ce la faccio più, Mela, mannaggia a te. Ma che ho fatto io? C'è un tizio! Mi scusi! Ma voi chi cazzo siete? Tu chi cazzo sei? Voi chi cazzo siete che siete in mezzo al deserto? E perché? Tu dove stai? Io non sto in mezzo al deserto, sto in mezzo a un cespuglio, non vedi? Quindi non sto nel deserto. Minchia, è intelligente come un pezzo di sabbia questo. Lei non è che ci può aiutare, ci siamo persi. Cioè, voi siete finiti qua in mezzo, non sapete manco voi come avete fatto, io vi devo aiutare. Noi in realtà sappiamo come abbiamo fatto, ci siamo lanciati dall'aereo. E minchia, siete intelligenti come una piramide. Vabbè, comunque vi posso dare giusto qualcosa. Acqua! No, vi posso dare un telo per proteggervi dal sole. Ma vai a cagare a bestia. Mela, ti posso dire che io con questo coso sono ancora più caldo di prima? Sì, ma almeno ci protegge dal sole. Sì, ma almeno io sto diventando un'anguria fritta. Non ce la faccio più, ho pigliato talmente tanti cactus, c'ho il culo pieno di spine. Pure io. Mela, Peppe è un miraggio, non ti fidare, è un miraggio, mica è una casa in mezzo al deserto. È un miraggio. A me non sembra. Peppe è un miraggio, fidati. È il sole che ci batte sulla testa che ci sta causando questo. È l'aria piena di sabbia, è quello che ci sta causando questi problemi. Mela è una casa con del cibo e dell'acqua. E allora sti cazzi, buon appetito e buona bevuta. Sua madre è tutta nuda.
Mela, ora sì che mi sento meglio. Pure io ho bevuto talmente tanto che sto per pisciare pure dal culo. Un salve, per caso Michele è il proprietario della casa. Peppe mi sa che era il proprietario della casa. Sì, ma pure secondo me pensavo che era il proprietario. Per picchiare noi si è distrutto la sua stessa abitazione. Ma tipo in mezzo al deserto non possiamo tipo trovare a caso Gigio che ci dà 3 miliardi di euro a un viaggio per l'Italia. Non lo so. C'è un tizio. Uno con una bandana vestito da coniglio in mezzo al deserto. Questa è una rapina, mi dovete dare tutto quello che avete. A parte le sciarpe non abbiamo niente. Esatto. Ok, allora datemi le sciarpe. No, mi sono affezionata a questa sciarpa. Pure io. Ok, allora dovrò usare le maniere forti. Sì, vabbè, coniglio desertico, tanto non sei manco armato. Chi te l'ha detto che io non sono armato? E la madonna, fucile a prompa XXL. Tanto manco funziona quel coso. Oh cacchio, ho sbagliato. Mela, lo dici io o lo dici tu? Lo dico io, questo qui è proprio un coglione. Mela, da quanto tempo stiamo camminando? 3 minuti. No, da quando è iniziato il video. 6. No, da quanto tempo c'è nella nostra vita reale? 10 ore. Un po' di meno. 5. Mela, ma almeno sai dove stai andando? No. Allora, dove cazzo stiamo camminando? No, Peppe, basta. Io mi ficco la faccia nel cactus e mi ammazzo. No, Mela, non lo fare. Sì, ma lo fai. Dove sei volato? Non lo so, Mela, sto perdendo la testa. Non sto capendo più un cazzo. Mi sono spaccato un dito. Oddio, c'è un tizio. C'è una macchina. C'è un tizio con una macchina. Ci stanno due deficienti in mezzo al deserto. Tu chi sei? Un tizio che sta guidando. Che stava guidando. E perché ti sei fermato? Ma secondo te tu quando vedi due poveri disgraziati senza speranze che camminano in mezzo al deserto, mica ti fermi e gli dai una mano? E gli dai una mano? No. Allora affanculo, vi lascio qua. No, 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 sì, gliela diamo la mano. Ok, saltate dietro, vi accompagno nella città più vicina. Se ci accompagni in Italia, forse tu non l'hai capito, io tengo un pick up, non è che tengo un aereo di linea. Madonna, signore, lei ci ha salvato la vita. Prego, adesso mantenetevi che sarà un viaggio un poco veloce. Che cosa? Proprio patente trovata dentro le uova di Pasqua. Grazie per il passaggio, pure se è stato leggermente accidentato. Oh, guidare sulla sabbia non è facile. Vabbè, comunque la ringrazio lo stesso. Mela, adesso che si fa? Non lo so. Minchia, già se n'è andato. Che cacchio era Flash? Ci sta una città poco più là davanti. Vediamo se c'è qualcuno che ci aiuta. Oh, ne dubito. Salve. Salve, benvenuti a Città nel Deserto. Minchia, quello che ha dato il nome a sta città tiene un'immaginazione proprio infinita. Oh, una città nel deserto, come ti aspettavi che si chiamava? Città in mezzo al mare. Comunque, giusto per sapere, in questa piccola città c'avete un aeroporto? No, e minchia, è città di merda. Massimo, abbiamo una super strada che porta fino all'Italia. Oh, che stavo scherzando, questa città è bellissima. E quanto costa un pullman? 20.000 euro. Cosa? 20.000 euro. No, forse vuole dire 20 euro, è solo che sei sbagliato. No, no, 20.000 euro. Ma che cacchio dici? Ah no, sì, è vero, mi sono sbagliato. Ah, ecco, minchia, pensavo 20.000 euro. 200.000 euro. Non penso che sei sbagliato un'altra volta. Sì, mi sono sbagliato di nuovo. 2 milioni di euro. A metro, ogni metro 2 milioni di euro. Per caso mi sa dire chi è che ha inventato un pullman che a ogni centimetro si paga 2 milioni di euro? Si chiama Gigio quello che l'ha inventato. Allora è tutto chiaro. Ecco perché c'ha tutti quei soldi, quell'infame. Siamo tornati! Non ce la faccio più, mo tiro una testata fortissimo. Ecco, sono diventato un pomodoro che fa il deficiente. Se vi state chiedendo come abbiamo pagato il pullman, semplicemente non abbiamo pagato, ci siamo fottuti e siamo arrivati fino a qua. Esatto, me la ci andiamo a fare una pizza?
In realtà ci serve una pizza con solo la mozzarella. E come? Il pomodoro. E il pomodoro non c'è bisogno. Noi siamo diventati dei pomodori a camminare 3 ore nel deserto. Guarda tu. Minchia, a me mi sta uscendo il cervello fuori. A me mi sta uscendo un'altra cosa fuori. Va, andiamoci a fare sta pizza, va. Assieme alla pizza ci prendiamo una caraffa da 25 litri d'acqua. Vabbè, me a sto punto vai nel Mediterraneo. Prendi una cannuccia e bevitelo tutto.